Ginuzio, ti mostro un effetto che io l'ho chiamato bomba. Se esce però. Se non esce? È chiaro, è chiaro. Allora, dimmi il nome di una carta qualsiasi. Asso di picche. Asso di picche. Proprio l'asso di picche. Sì. Non puoi cambiarlo, no? No, vabbè, perché cambiarlo? No, no, così dico, vabbè, ok, guarda, facciamo una cosa. Per rendere tutto un po' più complesso, prendo delle carte e me le tengo in mano e alcune le butto sopra il tavolo, ok? Ma per non soddisfatto ci butto pure un po' di carte, così, di faccia. Tu dirai, che c'entrano quelle di faccia? Ma sì, buttiamo giusto così. Per... E guarda, prendiamone due di qua, ok? Prendiamo un po' di qua. Sì. Dobbiamo creare un po' di casino. Questo qua mi piace un casino, ok? Due e poi andiamo a recupero, guarda, cerchiamo di ricompattare il mazzo come meglio riusciamo. Tu hai detto asso di quadri, picche. Cerco sempre di condurti su uno sbaglio e non ci riesco. Dorso, andro dorso, faccia, andro faccia e aspetta, asso di picche, vediamo un po', piccolo gesto e voilà, solo l'asso di picche. Ok, che ne pensi? Merita. Ma la cosa bella, sai qual è? Questo qua è stato un'idea che si è sviluppata da un vecchio principio di che già conoscevamo. Ossia, guarda, queste sono tutte carte non in ordine, giusto? Sì. Sono in ordine o non sono in ordine? No, random. Sono random? Sì. Ok, guarda, allora facciamo una cosa, ti mostro dove è nato il principio, l'origine. Facciamo, mischiamo ancora una volta le carte così. È nato da questo qua il principio. Anzi, dimmi stop quando tu vuoi. Stop. Qua? Sì. Guarda la carta, mostriamola. Ok, sì. Ok, tagliamo e mescoliamo. Questa era l'originale. Cioè, dove la carta scelta veniva persa in un mazzo con carte che erano dorso contro dorso, faccia contro faccia, ok? Dove tagliavi dorso contro dorso, faccia dorso e via dicendo. Eppure bastava fare un piccolo gesto magico. Era la donna dei fiori, sì. La tua carta? Questa era l'origine. Però di forte cosa c'era nel pezzo originale? Che vero miracolo stava qua, che tutte le carte stanno in perfetto ordine, ossia asso K di cuori, il K di fiori non si è mai tolto tra Jack e K, quindi asso K di fiori, e qua abbiamo K asso di picche e K asso di quadri. Questo era l'effetto che ho chiamato bomba! A bombazza. Ciao. Ciao. Allora, setup iniziale. Asso K di cuori, al quale seguirà asso K di fiori, al quale seguirà K asso di quadri e per finire K e asso di picche. Facciamo un'ultima stesa. Questo è il setup iniziale. Ora, per fare la routine che avete visto in performance, dobbiamo fare la prima cosa, dobbiamo farci due antifaro, quindi 1 2, così fino alla fine del mazzo.
Andiamo avanti. A fine situazione avremo delle carte in out jog e delle carte in in jog. Va da sé che quelle in in jog vengono portate via e rimesse sulla cima del mazzo. Quindi dobbiamo proseguire con un secondo antifarro. Ci siamo ragazzi, un po' di pazienza, cercherò di farvi nel dettaglio questa routine. Ok, quindi ancora una volta estrapoliamo tutto il mazzetto in jog e portiamo sopra il resto. Vi premetto subito che il 3 di picche che vedete adesso sarà la 26ª carta dalla cima del mazzo. Dopo vedremo perché è importante. Quindi effettuiamo un taglio e a questo punto, se stendiamo il mazzo al nastro, non dà tanto nell'occhio il fatto che comunque possa essere preordinato. Ok? Ok, fase seconda. Ora ci facciamo indicare una qualsiasi carta. Immaginiamo, non so, 4 di quadri. Ok? Individuiamolo. Andremo a guardare questo 4 di quadri dove si trova. Una volta che l'abbiamo individuato, dobbiamo contare 6 carte, compreso il 4 di quadri, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perché 6 carte? Perché quando andiamo a raccogliere il mazzo, portiamo in giù, per creare una sorta di scalino, alle 6 carte che dovremmo poi portare sulla cima del mazzo. Quindi chiudiamo e nella raccolta, andando a ricomporre i due mazzetti in un unico solo, manteniamo un break al mignolo. Quindi, ancora una volta, ripetiamo. Immaginiamo K di cuori. Individuiamo il K di cuori. Dobbiamo contare mentalmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, senza farcene accorgere al pubblico. E quindi andiamo a terminare sul 5 di picche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portiamo giù, creiamo lo scalino, col pollice spingiamo verso il basso, così da diventare subito proprietari di un bel break al mignolo. Ok? Ora, cosa avviene? Facciamo uno swing cut, oppure senza fare uno swing cut, prendiamo tutta la porzione di mazzo al break e la posiamo sul tavolo. A seguire qua possiamo fare una sorta di falso taglio. Quindi che cosa ho fatto? Ho fatto un mini Thompson cut, ossia con uno swing cut porto via la porzione superiore, batto contro la porzione inferiore, riposo la porzione inferiore e chiudo quella superiore. Questo ci avrà permesso di portare la carta scelta in sesta posizione dalla cima del mazzo. K di cuori. Ok, rivediamo la stessa cosa frontalmente. Quindi abbiamo detto stendiamo, ci facciamo dire una carta, 7 di picche per esempio, ok? Dobbiamo contare mentalmente 3, compreso il 7 di picche, più 3, quindi K di fiori. Andremo a tagliare K di fiori, arriviamo su 9, con l'indice spingiamo verso il basso, si crea questo scalino, nel chiudere col pollice prendiamo immediatamente un break che passeremo al mignolo. Quindi senza attendere oltre tagliamo tutto il mazzetto al break, facciamo uno swing cut, un Thompson cut chiamiamolo, cioè facciamo un swing cut, prendiamo il mazzetto inferiore, lo battiamo contro quello superiore, lo posiamo e sopra questo il mazzetto superiore. Questo ci avrà permesso
3 e 3 6 di portarci la carta che ci interessa in sesta posizione. Ora, proseguendo, cosa succede? Lasciamo cadere un po' di carte dal fondo del mazzo sulla nostra mano, circa un terzo del mazzo, e sul tavolo posiamo alcune carte strusciandole, quasi portandole in avanti. Nel richiudere ci creiamo un break, così da non perdere mai esattamente la parte che abbiamo tagliato dall'inizio, e lo riprendiamo al mignolo. Quindi giriamo, faccio in alto le prime tre carte, poi diciamo ne vogliamo mettere altre due sopra questa, una carta coperta che altri non è che la sesta, ossia ragazzi, quella che noi abbiamo individuato, quindi 7 di picche, quella che ci è stata detta. Scrolliamo alcune carte ancora faccia in alto, quindi facendo vedere che andiamo a prendere dal centro, in realtà arriviamo alla fine del break e posiamo due carte dorso in alto senza invertirle, mi raccomando, di dorso sopra quelle facce in alto, e richiudiamo al break. Manteniamo sempre il break, non scordiamoci. Abbiamo creato una linea centrale. Ora, su questa linea centrale dobbiamo costruire due linee laterali. Quindi, continuiamo a sfogliare le carte, semplicemente ritorniamo alla separazione al break. Prendiamo un po' di carte dal mazzetto inferiore e le stendiamo in avanti. Richiudiamo al break, mantenendolo sempre, mi raccomando, e prendiamo un po' di carte dalla cima e le lasciamo faccia in alto. Quindi proseguiamo, riprendiamo tutte le restanti carte al break e facciamo quello che noi chiamavamo volgarmente il miscuglio dell'ubriaco, fino a che nella nostra mano sinistra non rimangono solo tre carte. Tutto il mazzetto rilevato così in diagonale sull'altro lato. Guardate il display che si sta creando, qualcosa di formidabile. Quindi invertiamo le tre carte in apertura, le due sottostanti le mettiamo sopra la linea laterale di destra e l'ultima la giriamo faccia in alto. Così, signori, questo è il display che adesso vediamo pure dall'alto. Guardate che bellezza, come si fa a dire che questo mazzo non è caotico. Ok, ricomponiamo il mazzo adesso in maniera tale che possa tornare secondo la nostra utilità. Allora, con la mano sinistra prendiamo l'asso e lo poniamo sulle carte faccia in alto, e con la destra raccogliamo tutto il mazzetto di destra tranne le due che sono dorso in alto, facendo finta che ci sfuggono. Quindi sempre con la sinistra tagliamo il mazzetto dove le carte si incontrano dorso contro dorso e inseriamo, girandole, capovolgendole, il mazzetto appena preso. Quindi preleviamo tutto il mazzetto di sinistra e lo giriamo sopra, giriamo, è importante, non scordate questi giri, sono la soluzione del problema, sopra le due carte che sono rimaste dorso in alto. Quindi ancora una volta preleviamo tutto, separiamo nella linea centrale le carte dove si incontrano dorso contro dorso e dentro infiliamo, girando ancora una volta, il resto del mazzo e chiudiamo. Preleviamo una carta, la mettiamo sotto e la usiamo come paletta per accogliere il tutto. Sistemiamo il mazzo per intero. Ora, tornando alla visione frontale, se andiamo a separare dove si incontrano le due metà, perché noi abbiamo questa situazione qua adesso, quindi non potete sbagliare, separiamo dove si incontrano le due metà, senza capovolgere, passiamo direttamente nella mano sinistra.
con la scusa che mostriamo che le carte sono anche faccia dorso, oltre ad essere dorso dorso, spingiamo in avanti la prima del mazzetto, in modo che quando andiamo a richiudere ci possa sfuggire da quest'ultimo, in questa maniera. Facendo finta che abbiamo sbagliato, diciamo scusate, la prendiamo e la mettiamo sotto. Quindi ora siamo come volevamo essere, ossia che il mazzo risulterà essere interamente dorso in alto e l'unica carta faccia in alto sarà la carta che ci aveva indicato lo spettatore. Giriamo ancora una volta tutto il mazzo faccia in alto, con la scusa che andiamo a rigirare la carta dello spettatore, individuiamo dove si trova l'asso di picche. Perché questo, ragazzi, perché noi dobbiamo tagliare il mazzo all'asso di picche. È proprio sparito l'asso di picche, magicamente. No, ce l'ho qua, come penultima carta. Quindi, cosa facciamo? Raccogliamo in questo caso il mazzo, facciamo finta che facciamo una sorta di miscuglio e siamo pronti. Ora, all'inizio avevo detto, ricordatevi il 3 di picche, perché noi adesso cosa faremo? Taglieremo a 3 di picche. Tagliando a 3 di picche, noi abbiamo tagliato esattamente 26 e 26, per cui possiamo fare un far out perfetto, non possiamo permetterci di sbagliare. Quindi ragazzi, usate carte nuove, non fate come me che uso le carte incollate. Ancora una volta abbiamo sbagliato. Ok, fatto il faro out che ci porta il mazzo in questa situazione qua, cosa faremo? Porteremo tre carte, uno senza invertirle nell'ordine, però ragazzi, sotto al mazzo. Questo ci permette ancora di più di confondere in quella fase che adesso andremo a vedere mettendo il mazzo faccia a voi, ossia portando le tre carte sotto, noi ci possiamo permettere di mostrare le carte al pubblico dicendo, come potete vedere a gruppetti, non sono in ordine come qualcuno spesso è solito pensare. Effettivamente voi state guardando questo tutorial, rendete conto che è vero che non sembra in ordine. Arrivato all'asso di picche, le tre che avevamo messo sotto le riportiamo sopra. Ora che succede, ragazzi? Molto semplicemente tagliamo a 2 di picche. Ricordate, non fate come me, usate le carte nuove, eccolo qua. Perché a 2 di picche? Perché abbiamo ancora una volta 26 e 26. Tagliando a 2 di picche, facendo un secondo faro out perfetto, cosa succede? Semplicemente che il mazzo torna nel perfetto ordine di partenza. Asso K di cuori, asso K di fiori, K asso di quadri, K asso di picche. Siamo pronti per chiudere l'effetto con la scusa di voler mostrare l'originale, ossia tagliando ci facciamo dare lo stop a una qualsiasi carta, in questo caso il K di fiori, chiudiamo mantenendo il break al mignolo. Quindi facciamo, tagliamo le due porzioni al break e giriamo quella superiore faccia in alto, eseguiamo uno zero sciacquo che non sto qui a spiegarvi perché si presume che se vi è affacciata a un ordine di questa portata, almeno lo zero sharp lo conoscete. Quindi faremo il daring display, mostriamo ancora le carte dorso contro dorso, faccia contro faccia, le raccogliamo, ancora una volta tagliamo al break naturale delle carte dorso contro dorso, dicendo guarda abbiamo dorso contro dorso, le mettiamo direttamente sopra la mano opposta, mostriamo come sono pure faccia dorso e nel richiudere, aspetta che c'ho una carta in più, un attimo ragazzi, mi devo recuperare. Allora abbiamo detto
Masso di fiori, sì. Ok. Ve lo ripeto questa parte qua perché le carte vanno sottaccate. Abbiamo ancora le carte tutte in ordine, sì. Ok. Ci facciamo indicare una carta. Immaginiamo questa, Jack di fiori. Chiudiamo mantenendo il break. Quindi posiamo e tagliamo il break. Ovviamente noi qua avremo il 10. Faremo uno zero shuffle. Faremo un daily display. Vado un po' veloce qua perché già l'avevamo spiegato in un altro tutorial. Raccogliamo, tagliamo al break al dorso contro dorso, mostriamo che le carte sono dorso faccia e nel riporre il mazzo lo giriamo questa volta, non l'abbiamo tagliato per così e lo giriamo. A questo punto abbiamo una sola carta faccia in alto, che è la carta scelta dallo spettatore. Quindi diciamo, ma il vero miracolo non è questo. Il vero miracolo sta nel fatto che il Jack di fiori non si è mai spostato da dove stava. E quando il pubblico vedrà il mazzo completamente in ordine, dopo che abbiamo fatto per ben due volte una sequenza di Triumph, ragazzi, io penso che se ne andranno, permettetemelo, smadonnando pure in africano. Che dire? Io spero che vi sia piaciuta, un attimo per ritornare in front of you, e buon lavoro, buono studio, ciao!